Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Buonasera ai nostri radioascoltatori e ringraziamo Rosario Moreno di Radio Saiuz per darci l'opportunità di parlare, di dire un poco il nostro punto di vista questa sera sulla situazione delle elezioni americane e le loro ripercussioni all'interno degli Stati Uniti e anche quelle di carattere internazionale. Ringraziamo allo stesso modo tutte le reti che sono connesse e tra poco avremo la possibilità di parlare anche con Alfredo Stori di RadioRenoWeb.it. E qui da noi ringraziamo sempre la possibilità di avere le frequenze di Radio Piper Fontana Fredda grazie alla direzione tecnica di Paolo Gavasso. Bene Marco, a una settimana circa dalle elezioni USA abbiamo un presidente che non era tanto nelle previsioni dei media. Che cosa ci puoi dire? Che impressione hai avuto di questa elezione un po' a sorpresa? Allora, intanto buonasera a tutti. Lui era l'outsider, quello che in molti non si aspettavano potesse neanche sfangarla alla nomination per le presidenziali. In realtà dirò la mia opinione personale, stando anche ai dati che ho potuto raccogliere, è che effettivamente il candidato più equilibrato in generale sarebbe stato Sanders, come democratico tra le altre cose, non come repubblicano. Però il nostro Donald ha deciso da outsider, sfruttando le proprie conoscenze e i propri milioni di euro, di inserirsi nella contesa e è riuscito alla fine a fare anche le scarpe alla nostra Hillary, o Killary come la chiamava qualcuno nelle ultime fasi della campagna elettorale. Quindi lui sostanzialmente è passato dagli, come dire, onori della cronaca agli oneri della presidenza attraverso un programma che in realtà non è mai stato molto pubblicizzato. Adesso possiamo leggere insieme qualche punto, ma soprattutto perché è quello che ormai universalmente, con la solita dietrologia, è stato riconosciuto come quello che ha saputo parlare e colpire alla pancia gli statunitensi, che sono stufi di vedere il proprio ruolo di primazia relegato a una comparsata sostanzialmente, e soprattutto perché l'industria americana, che qualcuno dice tra i successi Obama sia tornata sana, non è per niente sana, così come l'economia americana, meglio statunitense. Bisogna sempre fare una distinzione tra America e Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono di fatto una nazione americana, ma non sono l'America, ne sono una grande parte, una parte importante, per l'amor del cielo. Se volessimo anche sfruttare i criteri dimensionali, il Canada è anche molto più grande, ma non ha la stessa sfera di influenza, parecchio più grande. Quindi lui, l'outsider, è quello che ha giocato la sua campagna elettorale cercando di prendere a schiaffoni il programma dei democratici o il presunto tale e soprattutto tutti gli insuccessi dell'amministrazione Obama come democratico e come presidente di svolta. Ricordiamolo, Obama è stato il primo presidente, diciamo, di origini afroamericane a sedere sullo scranno più alto della Casa Bianca. Sì.
partendo tra le altre cose da posizioni pseudo pacifiste, torniamo a dire pseudo perché un altro degli insuccessi dell'amministrazione Obama è stato appunto quello, e Trump quantomeno non ha mai paventato di essere un pacifista, però non ha neanche, come dire, fatto il portabandiera di politiche espansionistiche. Lui è un protezionista fondamentalmente, è un grandissimo conservatore per certi versi, ed è proprio su questo che lui ha giocato tutta la sua campagna elettorale. Da questo punto di vista si potrebbe dire che Obama in realtà all'inizio aveva una volontà di ritirare parte dell'esercito americano dall'Afghanistan, sicuramente dall'Afghanistan e dopo in parte dall'Iraq, eccetera. Però l'impressione è che le lobby della guerra contino molto di più delle lobby, cioè della forza di un presidente. Beh, perché in realtà la volontà di Obama era reale, e dopo si è scontrato con delle forze interne molto forti. Obama aveva un suo programma che era un programma ovviamente elettivo, ed era un programma di buone intenzioni, perché lui credo che tutto sommato sia anche un bravo ragazzo per certi versi. Permettetemi di usare questa locuzione, un bravo ragazzo. Peccato che però si sia dovuto scontrare con la dura realtà di chi siede alla Casa Bianca, perché che se ne dica, è vero che il Presidente degli Stati Uniti viene considerato a tutt'oggi l'uomo più potente del mondo, perché semplicemente perché è il comandante in capo, o sul posto tale, dell'esercito più potente del mondo. Peccato che adesso ci sia anche il contrattare nuovamente rinato della Russia dall'altra parte, e qua si gioca uno dei punti come potere militare. Esattamente. Perché mentre diciamo nel dopoguerra, ne parlavo anche nei giorni scorsi, gli Stati Uniti hanno giocato un ruolo fondamentale sia dal punto di vista tattico-militare che anche economico, perché la loro economia era florida e avevano necessità di espansione, e hanno portato in un certo senso benessere in giro per il mondo. Adesso il discorso è esattamente agli antipodi, cioè per quanto riguarda la parte economica. Quando riguarda la parte militare, loro sono sempre, nonostante si dica che la spesa militare viene tagliata, sono sempre lo Stato che spende in assoluto di più al mondo per i propri armamenti e soprattutto per la propria militarizzazione. Per la verità adesso sta spendendo anche per la militarizzazione di altri paesi. In piena, siamo negli anni 2000 e 10/20, nel decennio tra 2010 e 2020, stiamo vedendo in atto una specie di politica coloniale da parte degli Stati Uniti, utilizzando, se non l'egida della bandiera stelle e strisce, quella della NATO, che i politologi più eminenti, lo ripeto per l'ennesima volta, chiamano il patto fantasma, perché in realtà tutti i comandanti in capo sono statunitensi, quindi sono tutti agli ordini del Presidente degli Stati Uniti. È vero che la parte politica della NATO è presieduta a turno praticamente, però la turnazione non è poi così, così scandita come si vorrebbe, dai diciamo responsabili di diciamo da responsabili che sono scelti praticamente tra gli statisti dell'Europa. Sì, ok. Vedi anche gli ultimi due segretari generali della NATO. Certo. Ma di fatto questa è una figura politica che è una testa di legno, perché dietro il governo è unicamente in mano agli Stati Uniti. Esatto. Ecco perché i politologi, soprattutto quelli di sinistra, lo chiamano il patto fantasma, perché non c'è la ciccia, come dire, dell'accordo vero e proprio tra paesi. C'è un'unica governance che è quella americana. Esattamente, è sempre stato così e probabilmente così sarà sempre. Tra le altre cose, la trasformazione, abbiamo fatto anche una trasmissione su Science Web proprio sull'argomento NATO, e c'è una metamorfosi di questa alleanza da alleanza difensiva ad alleanza offensiva. Esatto. L'articolo 5 del Trattato Atlantico è stato più volte modificato fino all'ultimo assetto, che sostanzialmente ne delinea una gestione d'attacco preventivo anche. Quindi siamo diciamo un innalzamento della pericolosità
a livello bellico molto importante, viste anche le tensioni che si sono sviluppate nuovamente con la Russia. Ma perché? Perché c'è una problematica economica alla base e di prestigio degli Stati Uniti da difendere. Ora Trump, quantomeno a livello di, diciamo, di discorso politico, vuole risvegliare l'interesse degli americani negli Stati Uniti, di tutto il mondo negli Stati Uniti, perché lui chiaramente è un, diciamo così, neocon, se vogliamo, conservatore di nuova impostazione, quando di nuovo ci possa essere un uomo della sua età e soprattutto che ha tutto il suo storico alle spalle, non lo so, però staremo a vedere. Lui ha parlato di politiche protezioniste, ha parlato di dazi, tra le altre cose anche sulle merci cinesi, il che ha fatto andare su tutte le furie Hu Jintao, perché dice: ma come, noi siamo il primo partner commerciale degli Stati Uniti, come ti inventi di fare un discorso del genere? Per quanto concerne un'altra, diciamo, un'altra attuazione a livello protezionista, beh, lui che è stato tacciato di essere razzista, nonostante abbia vinto anche quei voti delle associazioni omosessuali d'oltreoceano, perché lui ha promesso di sviluppare in questo una politica di rispetto della diversità sessuale, sostanzialmente. Lui è considerato un razzista perché vuole fare piazza pulita degli immigrati. In realtà lui ha parlato prevalentemente di immigrati illegali, ha parlato di erezione di un muro tra il Messico e gli Stati Uniti lungo tutto il confine. E qua si potrebbe discutere parecchio, perché ha già fatto mezza retromarcia, tra parentesi, perché, cioè, non so se consideriamo geograficamente la distanza tra una costa e l'altra lungo il versante messicano, cioè stiamo parlando di New Mexico, esattamente, eccetera. Stiamo parlando di qualche migliaia di chilometri, o di miglia se preferite, per utilizzare la loro unità di misura. Allora, con costi, tra le altre cose, mostruosi nella realizzazione di una cosa del genere, e di presidio anche di questa realtà, quando invece basta semplicemente razionalizzare le cose. Ma poi penso che torneremo sull'argomento. Sì, ed una tenuta poi di questi muri che è quanto mai immaginaria, perché questo vediamo come succede in altre parti del mondo. A questo proposito, abbiamo in collegamento con noi Alfredo Stori di Radio Renoweb.it. Alfredo, se ci senti, noi vorremmo una tua considerazione dell'elezione di Trump, con gli effetti interni a proposito di questo muro che lui vuole costruire tra USA e Messico, e delle forze che lo hanno sostenuto in qualche modo nella sua campagna elettorale. A te la parola. Innanzitutto vi ringrazio di aver accettato, cioè io ho accettato il vostro invito con molto piacere, anche se non sono come si suol dire un politologo. Trump ricorda per la sua volgarità un nostro caro amico che ha governato 20 anni in Italia, quindi non è che ci possiamo meravigliare più di tanto. Ma il problema, a mio giudizio, o almeno da quello che ho letto sui giornali e sul web, e penso che sia in 2 o 3 punti molto importante, può far molta paura. Innanzitutto la gestione delle armi. Sappiamo che la lobby, come si diceva prima, è una potenza. E qua potremmo chiamarla la mafia, potremmo chiamarla i sindacati o qualcos'altro, e credo che tutta la fatica che ha fatto Obama per cercare di contenere l'armamento interno, cioè l'armamento personale del buon cittadino, possa avere una scossa molto grossa. Nel senso che tutti ci armeremo. È un discorso che
purtroppo si sta facendo anche in Italia, in certi punti, per la continua violenza e anche per la pochezza della legge italiana, che non difende assolutamente chi viene aggredito o che subisce rapina. Quindi si prospetta, almeno a mio giudizio, un incremento della violenza dovuto all'insoddisfazione, dovuto a problemi razziali. Abbiamo visto negli ultimi anni tanti assassini di neri per qualsiasi ragione, abbiamo visto i filmati, abbiamo visto molte cose. Un'altra cosa che mi è venuta in mente mentre vi ascoltavo con molto interesse è il problema ecologico, che non è di minore importanza, anche a parte la sparata che sono i cinesi che ammorbano l'aria, mi è sembrato di aver sentito. Il problema ecologico è estremamente importante, e se qua dopo tutti questi riunioni ecologiche che si fanno ogni anno, che non servono assolutamente a niente ma solo a spendere dei soldi in viaggi e permanenze in qualche bel posto mondiale, siamo ormai agli sgoccioli. Forse perché sono fissato nei film di fantascienza catastrofici, però il problema è, per esempio, oggi leggevo un annuncio che nella Russia del nord c'è stato un aumento, un incremento di temperatura di 6-7 gradi, e comunque il 2016 è stato un anno spaventosamente caldo, forse uno dei più caldi della storia. Il più caldo della storia, confermo. Sì, in effetti è vero, e non è perché questo, quello fa questo, è perché noi tutti produciamo CO2, abbattiamo le foreste equatoriali e non abbiamo nessun rispetto di noi stessi. Questo ci porterà nel giro di qualche anno alla distruzione totale del pianeta, e i film di fantascienza che parlano di 40-50 anni oltre saranno una realtà vivibile. Quindi è molto importante questa cosa. Speriamo che le cretinate che ha detto Trump vengano prese in mano da qualcuno che se ne intende. Già i gruppi ecologici stanno protestando. Altre cose, non sia il muro, certamente, come si diceva, credo che siano 3 o 4 mila chilometri, non lo so, è una boutade, anche se esistono già delle zone interstati di terra di nessuno, dove gli americani e i messicani possono incontrarsi una volta ogni 2 settimane per 4 ore alla mattina. Quindi direi che siamo messi molto male. Per il resto si vedrà. Hillary forse ha sbagliato molte cose, però a priori non potevamo dire che fosse bene o meglio o meno. A posteriori il gioco è fatto, quindi siamo già nel futuro. Certo. Io con me. Ti ringraziamo. Guarda, un poco la Hillary Clinton, adesso magari con Marco approfondiremo un po', certo, un poco questo aspetto. Diciamo, io ho questa sensazione che l'elezione di Trump provocherà all'interno degli Stati Uniti, tra cittadini, delle tensioni che con un presidente diverso come è stato Obama, per quanto queste figure, come avrebbe potuto essere stata la Clinton, per quanto queste figure abbiano comunque una rilevanza limitata all'interno del proprio paese, diciamo con Trump ci saranno, io prevedo, degli scontri interni
tra gli americani, tra la loro visione, tra il loro sentirsi comunque una nazione, tra loro, per il loro sentirsi comunque considerati. Io trovo che la pochezza dei due presidenti, d'altro canto la Hillary Clinton è un presidente che avrebbe dimostrato una capacità di accelerare sulle crisi internazionali senza badare a ciò che questo avrebbe potuto provocare, specialmente tenendo conto del fatto che ultimamente l'America sta mettendo lungo le frontiere di quello che era l'ex patto di Varsavia un mucchio di armi, un mucchio di missili, un mucchio di tensione interna, a partire da quella ucraina, a partire dalla non accettazione di fatto della Crimea come appartenente, visto che l'oltre 90% della popolazione russofona ha deciso di stare con la Russia nel momento in cui l'Ucraina si è spaccata, visto che è stato destituito comunque in modo diciamo tra virgolette irregolare un presidente questo è molto importante, perché io sono affezionato alla Moldavia, hanno vinto i socialisti e si ripensa a una ricongiunzione, quindi sono pericoli notevoli. E quindi diciamo che l'elezione del presidente americano quest'anno ha avuto due figure veramente poco concilianti con quello che potremmo definire l'armonia tra i popoli, tra le nazioni, il bisogno di una visione del mondo, come dici tu, abbattiamo foreste e allo stesso tempo emettiamo CO2 come dei pazzi, senza sapere, è come qualcuno che sputa letteralmente sul piatto dove mangia. Noi siamo privi di una visione, è una nazione comunque importante come gli Stati Uniti d'America, dovrebbero esprimere delle figure che hanno una visione, un sentimento di umanità globale. Abbiamo questa globalizzazione delle merci, ma non abbiamo la globalizzazione delle persone, cioè il sentirsi uniti in questa sfera che viaggia per l'universo. Marco, una considerazione tua su questi limiti di questi presidenti americani. Ma se è vero si dice nemo profeta in patria, presidenti, candidati adesso, sì. Presidente. Il presidente è una fallita presidente, come dire, una mancata presidente. Ma che dire? Trump è tutto da scoprire, nel senso che potrebbe essere anche lui in un certo senso un grande giocoliere, un grande joker se preferite, il giullare di corte, quello che ha sparigliato le carte, ma che comunque dietro ha una forza potente che vuole perseguire determinati scopi che più o meno erano gli stessi della Clinton. Che, attenzione, sembrava più calmina, più tranquillina, tutti quanti pensavano fosse più affidabile, ma in realtà è una brutta bestia, perché dal punto di vista delle guerre o dell'ingerenza nei territori altrui ha fatto il suo. Molti ricordano il veni, vidi, morì, la traduzione del suo dell'illa di pensiero, quando Gheddafi fu, come si dice in gergo, tirato giù dalle spese. Lei ne andò a vedere il cadavere personalmente in Libia e fu una delle fautrici del rovesciamento del governo di Gheddafi, del regime di Gheddafi. Quando, attenzione, succede anche questo, che in Libia mangiavano tutti, avevano tutti una casa, avevano anche l'energia elettrica, avevano diritto all'educazione, all'istruzione e alla sanità gratuita. Da quando la Libia è ridotta come ridotta, non c'è praticamente più sicurezza di questo genere. Ci sono praticamente due governi che convivono, tra virgolette convivono, si sta facendo una guerra sotterranea, chi appoggiato dagli Stati Uniti, chi appoggiato da altre fazioni. Quali sono i migliori o quali sono i buoni in tutta questa storia? Sicuramente i libici, non sicuramente alcune delle parti in gioco, perché stiamo comunque parlando di, e l'ho già detto in altri casi,
stia parlando di violazione dell'autodeterminazione dei popoli. Bravo. Perché bisogna andare a stuprare i territori altrui per andare a prendersi le risorse che non si hanno più a disposizione a casa o tramite i mercati tradizionali. Perché questa è sostanzialmente la storiella. La Libia è un territorio ricco di risorse, soprattutto petrolifere, e non è quello che il Crispi definì quella volta nella nostra politica colonialista lo scatolone di sabbia. Quindi è un territorio ricco che va sfruttato. Dio mi scampi liberi, che cosa succederà prossimamente, perché voglio dire, anche l'Egitto è una polveriera ed è praticamente al di qua del Mar Rosso, del Mediterraneo e del Mediterraneo. Tra le altre cose, con una popolazione divisa tra musulmani e cristiani, chiaramente non in maniera equa, ma dove la presenza dei cristiani è molto importante, dove c'è di fatto un dittatore, sebbene risulti eletto dal popolo, il generale, l'ex generale al-Sisi. Poi potremmo spostarci su tutti i teatri internazionali. Comunque, tutto questo per dire che cosa? Che bisognerà vedere Trump come si muoverà. Per quanto riguarda il discorso lobby delle armi, non è che lui le abbia dietro e Hillary non le avesse, perché quelli vanno comunque a bussare alla porta di chi si presume accederà o assurgerà alla carica di presidente. Perché? Perché chiaramente devono dare continuità a un certo tipo di percorso guerrafondaio e soprattutto economico per quanto riguarda loro, anche perché dietro il lobby delle armi ci sono quelli che Giulietto Chiesa definirebbe i padroni universali, cioè coloro i quali hanno tutto l'interesse a mantenere fermento in senso dispregiativo all'interno del, diciamo, del globo terracqueo. Perché? Perché loro dal caos traggono beneficio economico e sostanzialmente di potere. Quindi il gioco è sempre quello. Sempre Trump. Trump non è uno stinco di santo, questo lo capiscono tutti quanti, perché un uomo che è arrivato a costruirsi il tipo di realtà nel quale vive e che è arrivato alla posizione sociale che occupa, sicuramente non è una persona che ha la coscienza pulita. Hillary, dal canto suo, è un avvocato e come tale è abituata a fare, tra virgolette, gli interessi del cliente, cioè i suoi sostanzialmente. Ricordo spesso un episodio quando gli stessi statunitensi rimasero in prima battuta disgustati, perché alla sua prima elezione al Senato era l'assenteista per definizione, perché era sempre di discutere cause, perché lei guadagnava molto di più dell'allora marito presidente degli Stati Uniti facendo l'avvocato, e quindi era quella la sua professione, un'abituata a mentire, e lo ha fatto anche in campagna elettorale. Ha mentito sul suo stato di salute, ha mentito sulle sue conoscenze sporche, perché benché si dica che Trump sia un maiale, amici di famiglia Clinton non lo sono meno, a quanto pare. Soprattutto si parla di scandali legati a viaggi aerei con intrattenimento di dubbio gusto, ivi incluso l'utilizzo di minorenni, viaggi aerei a bordo dei quali sarebbero stati ospitati anche i coniugi Clinton. Quindi, come si direbbe in Abruzzo, il più pulito alla rogna in questo caso. Credo che gli americani abbiano eletto quello che forse almeno in parte sembra essere il più leggibile dei due, soprattutto quello che ha dato voce alle proteste della gente, mentre l'altra, sotto un velo di candore apparente, nascondeva un drago sputafiamme. Lei era per una politica espansionistica, è stata lei a convincere Obama a perpetrare atti di, chiamiamoli così, peacekeeping, che poi in realtà tali non sono, sono atti di guerra. Ha un premio Nobel per la pace, mai più controverso di questo probabilmente. Quindi da entrambe le parti, comunque la si guardi, non è che emergano profili migliori o peggiori. Staremo a vedere, purtroppo siamo costretti a continuare a vedere. Trump ha detto anche che l'Europa non deve temere dalla sua nomina, però in Europa c'è qualcuno che si sta già
si sta spaventando. Perché? Perché comunque la Clinton era ancora più di lui un esponente del cosiddetto establishment economico e politico, e lui ha rotto con questo tipo di continuità che andava bene alla Merkel, che andava bene a Hollande, che penso abbia il buon senso di non ripresentarsi alle prossime presidenziali francesi con un consenso a suo favore che ormai rasenta il 20%, cioè una cosa ridicola per un presidente, un capo di Stato, soprattutto un capo di una repubblica presidenziale, quindi certo. dove il presidente è eletto direttamente a suffragio universale, certo. dei votanti, e oltretutto ha anche dei poteri concreti in mano rispetto a quello che magari è il nostro premier, esatto, o il nostro presidente della repubblica. Quindi adesso vedremo cosa farà Donald come comandante in capo dell'esercito più potente del mondo. Sono proprio curioso, perché fino adesso come dire, le cose non sono andate migliorando, anche quando ci dovevano essere uomini pacciosi alla guida o donne pacciose alla guida. Sono estremamente, come ho detto anche giorni fa in un'altra trasmissione, sono per osservare un atteggiamento attendista in questo momento. Allora, sì, volevamo un'ultima tua considerazione, Alfredo. Se, scusami, ma Alfredo, potevi darcela. Alviano, ciao, scusatemi, buonasera, sono Saiuz. Alfredo si è assentato in questo momento, purtroppo, per la via della trasmissione più tardi, che deve prepararsi. Va bene, allora guarda, noi chiudiamo da qua, non so se c'è tempo di fare un'ultima considerazione. L'ultima considerazione che io vorrei fare è che abbiamo alla guida di grandi stati, abbiamo parlato soprattutto degli Stati Uniti d'America, ma abbiamo accennato anche alla Russia, si potrebbe dire lo stesso della Cina. Abbiamo alla guida di grandi potenze, dal mio punto di vista, delle persone a cui manca un afflato, un sentimento generale, di cui la crisi di questo momento dal punto di vista sociale, ambientale, nel nostro pianeta avrebbe bisogno. Ci sarebbero bisogno di uomini con visioni come Nelson Mandela, come Thomas Sankara. Ci sarebbero bisogno di uomini con una visione. I have a dream, diceva adesso I have a dream, diceva il grande americano, adesso non mi viene il nome, io ho un sogno, americani bianchi e neri camminare mano nella mano, diceva il grande leader nero ucciso Martin Luther King, ecco, abbiamo bisogno di uomini con questa visione, e purtroppo la sensazione è che non ci siano. D'altra parte c'è bisogno anche di gente normale, come lo siamo noi, i lavoratori di tutti i giorni, persone che fanno i lavori, gli insegnanti, gli stradini, i contadini, qualsiasi mestiere, persone che prendano in mano maggiormente il senso di un sentimento di vita civile, di vita rispettosa, di vita armoniosa tra le persone e con l'ambiente. Non possiamo più disgiungere le due cose, perché l'ambiente è veramente diventato una parte fondamentale, e abbiamo bisogno che ognuno di noi un poco si risvegli e faccia un poco la sua parte in quello che è il suo territorio, lì dove vive, e che emetta, diciamo, questa visione
magari più piccola, ma che metta questo ordine di visione, la capacità di andare insieme verso qualche cosa di costruttivo, di equilibrato, in cui ognuno ha la possibilità, diciamo, le opportunità di creare qualcosa dalla propria vita, dalla vita che gli appartiene, in armonia con tutti gli altri. Allora noi vi salutiamo con questo pensiero, con questo invito di riprendere in mano un poco anche personalmente la nostra responsabilità nell'agire quotidiano e nel sentire. Un abbraccio a tutti qui da Radio Saius e Radio Piper Fontana Fredda. Radio Piper Fontana Fredda ricorda che modula sulle frequenze di 88.80 e 93.80. Un grazie a Paolo Gavasso, alla regia centrale, che è la regia centrale di Paolo Gavasso di Radio Piper Fontana Fredda. Quindi un grazie a tutti e a risentirci. Avete ascoltato. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.